Lorenzo, l'assessore Piero Fioretti, assessore al lavoro, formazione e istruzione. Un saluto a tutti. Ringrazio anch'io il lavoro fatto dal Consiglio e mi preme ringraziare soprattutto il gruppo del mio partito, della Lega, che in questi mesi non ha fatto sicuramente azione politica di parte e è stato a disposizione della Presidenza e degli altri gruppi per far passare tutto quello che in Consiglio è arrivato. Voglio ricordare al mio collega imprudente che le deleghe purtroppo sono forse tutte di emergenza, almeno in Abruzzo abbiamo trovato delle situazioni veramente pesanti in tutti i settori e le mie ne hanno un paio veramente importanti, tipo il lavoro e il sociale, dove le situazioni non sono sicuramente delle migliori. Ha anticipato qualcosa il collega Febo, che comunque fortunatamente con un lavoro in sinergia stiamo cercando di affrontare al meglio e mi sembra che dei risultati insomma ci sono e si vedranno anche col passare del tempo altre situazioni risolte. Un ringraziamento va fatto anche però alle strutture tecniche, a alcuni direttori e dirigenti. In particolare io lo devo alla dottoressa Sico, che adesso si è purtroppo spostata in altro settore e ha pesi importanti dell'agricoltura da sostenere, perché comunque tutte quelle cifre che scorreranno sulle slide che riguardano e che prendono il mio settore, devo dire che i conti erano in ordine, che le spese erano rispettate, che il lavoro che ho dovuto affrontare con lei e con il direttore, il dottor Di Gianpietro, il mio direttore, è stato un lavoro, non dico facile, però molto molto agevolato. E quindi sono situazioni che noi abbiamo trovato, sono fondi europei che erano stati già attivati, c'erano sicuramente delle schede molto valide, alcune un po' meno, e le abbiamo rimodulate. Senza fare magari una scaletta delle deleghe, posso dire che insomma abbiamo attivato interventi sia per l'occupazione in generale, dove abbiamo circa 43 milioni di euro da dover spendere, e poi abbiamo creazioni di impresa per circa 14 milioni, politiche attive già partite con 1 milione, però ne stiamo trattando altri 34 per un tesoretto che siamo riusciti a ritrovare nell'ambito dell'INPS cercando anche di trattare con il Ministero. Vorremmo utilizzarle anche magari per politiche passive, che sono quelle che magari ci aiutano di più per la situazione che abbiamo. Ci sono piani di conciliazione già finanziati, l'area di crisi complessa che ha degli stanziamenti ad hoc, quindi la situazione, pur essendo abbastanza complessa e non dico grave, però non nelle migliori condizioni, la stiamo affrontando al meglio. Andando nello specifico di alcune cose, per quanto riguarda il lavoro, ho già attivato un tavolo per un'azione di prevenzione delle crisi aziendali, cercando ecco di creare anche quelle situazioni di supporto che possono venire da tecnici specializzati che riescano un attimino a guidare le nostre aziende. Poi c'è il rafforzamento dei centri per l'impiego per andare incontro ecco, a un collocamento mirato, cercando di dare anche quegli obiettivi sulla formazione rispetto alle esigenze che il mondo datoriale ha. E abbiamo poi attivato il discorso del navigator all'interno dei centri per l'impiego, che già da qualche settimana sono dentro i centri per l'impiego per chiamare tutte le persone che ne hanno titolo, e in Abruzzo ne abbiamo circa 11.000, per tentare un ricollocamento. La cosa sta andando molto bene, siamo riusciti a fornire noi come regione tutte le postazioni per i 51 navigator, già hanno convocato circa un centinaio di persone e quindi da qui a fine anno probabile che avremo già i primi risultati di collocamento al lavoro.
Altra situazione che abbiamo affrontato già da subito è quella della polizia locale, dove abbiamo fatto una mappatura della situazione, che è una delle peggiori in assoluto in tutta Italia. Abbiamo i comuni che sono in situazioni critiche, con personale assolutamente non adeguato numericamente, non c'è più formazione da anni, e quindi ci stiamo attivando per rimodulare e ridare un regolamento e un rinforzo a questa realtà. Per quanto riguarda gli enti locali, la stessa cosa si può dire purtroppo delle comunità montane, abbandonate a se stesse da più di 6 anni, e dobbiamo anche lì vedere una piccola riforma da fare per dargli un senso, o effettivamente per chiuderle definitivamente. È notizia anche di oggi sui giornali, con la collega Verì abbiamo già attivato un percorso per l'infrastruttura del sociale che logicamente io vedo con 3 linee guida, che sono quella del sociale lavoro, sociale famiglia e sociale sanità. Rispetto al sociale sanità abbiamo già in mente, e ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già presentato a tutti gli enti, a tutte le strutture di riferimento, un'idea di mappatura con collaborazione stretta fra le ASL, e potrebbero essere le ASP quelle che per il sociale vanno a creare una collaborazione con il sistema sanitario, per riuscire a dare risposta alle oltre 300.000 persone abruzzesi che ne hanno bisogno. E purtroppo sono state un po' trascurate, penso. Sicuramente ci saranno problemi di fondi, cercheremo di trovarli anche nel bilancio regionale. L'ultima cosa, che comunque non è sicuramente la meno importante, è quella dell'istruzione e dell'università. Vedo qui il rettore dell'Università di Teramo, che ringrazio della presenza. Ho potuto constatare con tutti i rettori che comunque le ADSU riescono a dare dei servizi buoni, e quindi per le esigenze dei ragazzi hanno tutte un ottimo rapporto con i rettori, e possiamo dire insomma che quel mondo può avere un'azione forte da parte della regione per cercare sempre di migliorare il peso della nostra università in termini anche di formazione post laurea, di offerte più specifiche da dare ai nostri giovani. Per quanto riguarda l'istruzione invece in generale, mi sono occupato subito del calendario scolastico, e anche lì ho voluto dare un segnale. Ci siamo messi alla pari delle regioni del nord per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico. Quest'anno insomma l'anno scolastico è iniziato il 16 di settembre, e abbiamo avuto anche la fortuna di poter avere la presentazione dell'anno scolastico nazionale con la presenza del Presidente, cosa che eravamo riusciti a ottenere con il Ministro Bussetti, che adesso non abbiamo più al Ministero, ma sicuramente ci faremo valere ugualmente per quelle che erano le cose che avevamo già pattuito. Assessore, prego. Stringo. Abbiamo pattuito di voler avere un po' più di autonomia, per questo abbiamo stimolato il Presidente, che come partito ci ha ascoltato, ha dato la delega alla nostra consigliera La Porta per quello che è un discorso di autonomia differenziale, che io voglio solo vedere nel positivo, come noi della Lega vogliamo vedere nel positivo. Non posso affrontare un dimensionamento scolastico non tenendo conto di realtà particolari. Non è possibile che l'istituto di Castelli debba morire, perché se muore l'istituto di Castelli non muore una semplice scuola, muore la storia dell'arte abruzzese, del centro Italia, non ce n'è un altro. E non è possibile che per un sottodimensionamento non possiamo mettere lì un dirigente, non possiamo spendere fondi per dare convitto ai ragazzi, ma anche ai professori, che non possono affrontare un viaggio di 30-40 km e magari a 5 km dall'istituto trovano la neve e devono tornare indietro. Cioè, quell'istituto va aiutato, e noi vorremmo che l'autonomia venga pensata proprio per queste situazioni particolari che vanno a salvare l'immagine dell'Abruzzo su tanti settori.
Assessore. Concludo così. Ci sarebbero altre cose da dire, però lo so, mi dispiace, lo so, però l'obiettivo è anche quello di facilitare il lavoro dei giornalisti, quindi grazie.